Abbiamo un privilegio quest'oggi per chi ci ascolta e per chi avrà la possibilità di godere di una intervista davvero importante. Siamo al cospetto, mi verrebbe da dire, del Esagerata professor perfetta. Francesco Sisinni. Professore, Franco o Francesco? Ecco, Francesco, Francesco. il nuovo verbo è Francesco Maria Sisini, perché non, Maria non è riferibile a nobiltà o altro, solamente alla Madonna, perché sono nata a maggio e mia mamma era molto molto devota della Madonna e quindi volle che al nome di Francesco, che è quello di mio nonno, e quindi di famiglia, si aggiungesse Maria perché eravamo nel mese mariano. Quindi io sono Francesco Maria, Francesco Maria. Professore, noi vorremmo con il suo consenso ripercorrere la sua carriera tanto luminosa, ma al tempo stesso non dimenticando di evidenziare il Franco, il Francesco umano, no? La persona. Ecco, e io vorrei partire proprio dal piccolo Francesco che comincia a muovere i primi passi nel vicinato. Comincia ad avere i primi amici, comincia a, così, ad apprezzare i propri genitori. Ecco, partiamo proprio dagli albori della sua vita. Ab imis, io devo ringraziare di tutto cuore perché usiamo parole possibili, siamo al cospetto di Dio, ma non al cospetto di un povero uomo come siamo tutti noi in fondo. Un povero uomo tu sei, dice il poeta. Io penso che quello che si debba sottolineare della mia vita è che certamente è un dono di Dio, una grazia, è il forte senso del dovere legato all'amore, questa esigenza morale di essere sempre in regola, di fare tutto il proprio dovere, disinteressatamente. E poi le vocazioni, la vocazione sacerdotale che è rimasta per tutta la vita trovando altri riferimenti, ma soprattutto uno, quello della bellezza. Io mi invito a parlare di me e la memoria mi assiste molto, grazie a Dio, nonostante a pesar, dicono gli spagnoli, de los años, che sono tanti. La memoria mi assiste molto perché ho quasi una memoria fotografica, potremmo dire, visiva, e mi vedo nei panni di bambino, poi di adolescente, poi di giovinetta e così via. Ho ritenuto, su invito dei superiori, dopo aver consultato chi mi assiste anche spiritualmente, di pubblicare tutto questo, Ettin Arcadiego, che potrebbe essere una autobiografia fondata sulla vanità, perché dire siamo molto simili noi, perché vuoi parlare di te stesso? Mi è stato detto che per grazia di Dio questa mia vita è stata non solo ed è estesa, cioè lunga, ma anche intensa e anche plurima, possiamo dire, varia, diversa. Perché in un arco di tempo, sia pur molto ampio, si sono verificati degli eventi che normalmente non si registrano nella normale esistenza di un essere umano. Ma tutto questo non è dipeso da me. Il fatto di aver avuto tante esperienze, tra cui alcune esaltanti, altre, ahimè, una in modo speciale dolorosa, a parte gli ultimi. Quindi questo è un frutto di grazia, anche quella esperienza che io chiamo dolorosa è un frutto di grazia, perché era giusto che anche queste lacrime fossero versate, era giusto. Professore, andiamo con ordine. Le dicevo la sua giovinezza, no?
il Francesco Giovinetto, abbiamo detto i vicoli, sicuramente i vicoli del centro storico. Certo, ma gliela racconto, gliela racconto. Se ha pazienza, gliela... certo. Dunque io, come ho detto prima, sono il primo maschio, ma sono il terzo di una famiglia che ha 7 figli e nasco da genitori molto religiosi. Mio padre è un ebanista, non è un semplice falegname, è un falegname che ha sentito il bisogno, lui e il fratello Giuseppe Giovinetti, di andare a Firenze a specializzarsi nell'intaglio e nell'intarsio. Viene a Malatea, quando torna, lui è un cavaliere di Vittorio Veneto, quando torna appena ventenne, perché è partito a 17 anni, impianta nella zona il primo sistema elettrico meccanico, va in Germania addirittura, parlava malapena la lingua italiana, va in Germania, compra dei macchinari e li impianta a Malatea. E quindi si impianta questa falegnameria meccanizzata, dove però c'è ampio spazio per il lavoro fatto a mano. E lui non fa i fissi, ma sono mobili. E questi mobili vanno persino in Germania, se volete dire. Ed era il responsabile dell'arciconfraternita della Dolorata. Quindi era un uomo che sentiva fortemente la religione, ma come gioia, e ci portava alla messa dell'Addolorata e la Congrea la domenica alle 9. Ma mia madre era francescana, era una terziaria con tanto di scapolare, era di Lauria, una ragazza stupenda, a 16 anni si innamora di mio padre e a 19 lo sposa e viene a vivere a Malatea. Sarebbe bello raccontarle di più delle origini, perché mio padre Sisini è a Malatea, perché il nonno è a Malatea, c'è scritto anche un libro, Il cappotto del nonno. Ma possiamo sempre farlo, se credi, in appresso, sì. Perché ha sapore di romanzo, ma è tutta storia. E allora torniamo a noi, io quindi nasco di maggio, mamma mi racconta che era fascista, c'era tanta miseria, c'era tanta emigrazione, Malatea aveva tanti emigranti, tanti, anche la nuova emigrazione, quella dell'Africa, quella fascista, cioè della colonizzazione. Nonostante tutto questo, Malatea era bella e mamma mi racconta di quel maggio che era pieno di fiori. Lei ricorda, casa mia era piena di fiori, aveva il pollice verde, erano piani dappertutto, e io l'ho ereditato. Nel mio bel San Michele a Roma c'erano tantissime piante, tante, perché erano le uniche cose che accettavo, e qualche buon vino dai monaci, poi basta. Ebbene, nato a maggio, vengo allevato da questa famiglia, sento fortemente in me quello che era nel sangue, perché il nonno di mio padre era un cappuccino spogliato del convento dei cappuccini di Auria. E sento questa forte vocazione. Vi lascio dire che il mio bisavolo muore con il saio, pure avendo fatto con la moglie e due figli, con Caterina, ma muore con il saio. Quindi una forte vocazione. Questa mia vocazione viene molto sostenuta da mia nonna Carmela Vitolo, della famiglia Vitolo. E c'è la piazza Vitro, che era mio zio, era il fratello di mia mamma. Ebbene, cresco andando a 5 anni so già rispondere alla messa in latino, perché questo arciprete giovane, Santoro, laureato in filosofia, un uomo intelligentissimo, colto, Don Caetano, pieno di gioia di vivere, di apostolato, di amore per Malatea, purtroppo lo hanno fatto andare via poi, purtroppo, perché poi anche questa è Malatea. Ebbene, Don Caetano Santoro mi prende come un suo pupillo, alle 7 di mattina, già a 5 anni, vado ad assistergli la messa. Lui dice la prima messa alle 7, perché dopo all'insegnamento
ma è una tradizione che aveva instaurato il cardinale Gennari, la prima messa per chi va a lavorare. Il cardinale Gennari, nei 18 anni vissuti a Maratia del Signor Note, la celebra anche semmai prima, perché ci sono gli agricoltori, la gente che va in campagna, e non deve essere a questa gente sottratta la prima grazia che la messa. E quindi andiamo a vedere, voi non ci volete mai a insegnare all'istituto magistrale parificato De Pino, però ci va nel pomeriggio e mi accudisce nella religione, ma anche negli studi. Per cui quando arrivo poi all'elementare sono già un piccolo portento. La mia maestra conserverà i miei quaderni Donna Marietta, Donna Dio, fino a vecchia. E me lo dicevano le figlie, che lei conservava questi come testimonianza di un bambino di... Poi ho questo grande privilegio di battermi il mio nonno. Nonno sembra di origine lauriota, il figlio del monaco spretato. Mio nonno è pieno di fantasia, ha una fabulazione continua e quindi inventa per me un posto che si chiama semplicemente là, andiamo là. Ma là esiste veramente. E dalle 15 del pomeriggio d'inverno alle 17 di estate bussa a casa di mia, di mamma, di papà e mi chiama Francuccio, Tonte Franca, ma mi chiamano Franco. Franco, andiamo là, andiamo lì. E là c'è, lui si era fatto una seconda casa quasi incognita, sconosciuta. Dovevamo scendere, proprio nel cuore del centro storico. E sotto il soffitto era appeso una carrozza. Poi c'era un cammino, c'erano due cassapanche. Era bello di ferro perché accendeva questo grande fuoco. E poi tirava fuori dalla cassapanca del buon pane e anche salsicce, soppressate, formaggi. E facevamo una merenda, mentre d'estate passavamo dal primo gelataio e mi regalavo un gelato. E arrivato lì, lui partiva con questa carrozza che scendeva misteriosamente, magicamente, ovviamente sfruttando la nostra immaginazione, e incominciava. Alla vita c'era un gran cocchiere, ma c'era sempre un principe che partiva per salvare una donzella, per fare del bene, e quindi ogni giorno una favola diversa. Ed era un continuo fabulare, inventare, ma era sempre questa lotta tra il bene e il male. Il tema, io mi sono irrobustito, quindi io, venendo su, sapevo che c'era il male, che avrei dovuto fare i conti con il male, lo sapevo. E il male era innanzitutto, a un certo punto, non poter più studiare. Perché? Perché mi ammalo. Mi ammalo questo grande desiderio di lettura, le dovrei raccontare poi come scopri il tesoretto in questa antica casa che adesso è stata riconosciuta. Ma glielo racconterò se mai un'altra volta. E mi immergo nei libri e quindi mentre seguo il corso normale, ma salto la quinta perché mi dicono è inutile e passo alla scuola media, ovviamente ecco il seminario. Ma che succede? Il seminario dove io trovo il pezzullo di cui non tutti sanno, della santità di quest'uomo. Io sono stato invitato come testimone del processo, adesso è già venerabile, sono state riconosciute le libertà. Questo santo vescovo, che amando parlare in napoletano per essere più vicino alla gente, e amando anche la buona cucina, perché no? Per alcuni passava come un buon tempore, era un uomo fortissimo, ma era un uomo di grande pietà. Io l'ho visto in seminario 3 ore, in preghiera innanzi al Santissimo, 3 ore. C'era questa contemplazione, c'era questo ritiro quotidiano nella cappella del seminario. Quindi io mi alimento di cultura, ma anche di religiosità, di spiritualità, senza mai cadere nel fanatismo, perché ho da Massimino D'Attoli,
che è morto l'altro giorno, uomo pio, santo, ma poi soprattutto Tancredi, Don Luigi Tancredi, uomo colto, Don Antonio Cantisani, tutti i più grandi messi prendono tutti cura di me. Poco prima che morisse ho sentito Cantisani, uomo straordinario, di grande cultura, che poi ha scritto tanto anche sul venerabile, come sapete, sul santo, sul beato Domenico, speriamo presto santo. Quindi questi, io ho avuto come padri spirituali questi uomini qui, straordinari. Poi la guerra che fa, la miseria, infligge la chiusura al seminario, il seminario si chiude, e allora ecco, tutti hanno dove andare, ma sì, non c'è il liceo, c'era, però sfortunatamente lo hanno lasciato migrare a Praia e poi l'hanno aperto a Salvo. La malattia non c'è, l'imbarazzo, il disagio. Cado in una malattia che mi porta la bronchite, poi la polmonite, poi la pleurite. Sto per andarmene. Mio padre riesce a salvarmi con la penicillina che viene ancora dalla medica e costa tantissimo. E mio padre fa dei sacrifici enormi, ma mi salvano. E io ho l'ordine del medico Don Pietro di non vedere più i libri, perché i libri gli avrebbero causato questo indebolimento generale. E io invece tradisco già nel letto, complice le mie sorelle maggiori, Carmelina e Bibi, che mi portano i libri che io dico dove devono prendere. Ma sono i classici greci e latini, sono i classici russi, sono i classici francesi, sono i classici spagnoli. Cioè, ecco, che mi alimento dal giovinetto. E a un certo punto però sono autodidatta e mi rendo conto che cos'è l'autodidatta, le lacune dell'autodidatta, i dubbi dell'autodidatta. Shakespeare, io avevo scritto Shakespeare, come lo devo leggere? Shakespeare, come è scritto? Per farmi ridere addosso. E allora cerco di appurare, di cogliere, se mai provocare con i compagni che vanno al liceo, cappurare, perché Shakespeare? È più facile perché l'inglese è rimasto sempre da parte anche da tutti. E invece il francese e lo spagnolo incomincio a parlarlo ormai. Non ho problemi, ma con l'inglese ho problemi. Allora cerco di far. Ma c'è questo grande drammaturgo, lo metterò a paragone a Dante, al mio Dante. Ma chi parla di Shakespeare? E beh, ma insomma, Shakespeare. Ecco, i dubbi che si susseguono perché non c'è la verità. E poi mi imbatto in una monaca, che è la superiore del divino, ma è professoressa di filosofia. E l'hanno mandata a insegnare all'istituto magistrale. Si fa pedagogia, ma in fondo è filosofia. La conosco. Si quasi invaghisce di me, nel senso buono ovviamente. E allora il pomeriggio lo passo al monastero, passeggiando nel pianoro. E lei mi inizia la filosofia. È lei che mi fa amare la filosofia. Lei, partendo dai presocratici, e poi Socrate, e poi Platone, e poi Aristotele, e incominciamo a viaggiare nella Grecia e poi veniamo in Italia, viaggiamo filosofando. E io quindi mi robustisco di filosofia. Quando a un certo punto comincio a tentare varie vie, tendo la via, vado a prendere un diploma di geometra, papà mi dice, ah, sì, perché poi è professionale, poi semmai vai all'università, diventi ingegnere, lo so che vuoi studiare, ma intanto prenditi il diploma di geometra. E io vado a fare pure l'esame, non va bene, cioè va, ma vengo rimandato, perché devo fare prima gli esami di passaggio, devo andare alla quarta, poi presentarmi in ultima. Dopo ci volevo arrivarci già con la quarta, il quarto anno, praticamente vengo rimandato, tutte le materie tecniche, mineralogia, quella roba lì. Topografia. Computo, sì.
Sì, li ho studiati, però a settembre poi mi promuovono pure, ma non è quella lì. E allora mia sorella, intanto che aveva fatto il magistrale, la prima, che è un genio in matematica, che vuole fare matematica, va a Salerno e consegue la maturità. Ma fatta mia sorella, perché non la devo fare io? Perché non la devo fare pure io? Carmelina mi aiuta, si mette a disposizione per le materie scientifiche, soprattutto perché lei matematica, fisica, ma anche scienza. L'altra sorella, Mimì, è brava in lettere, si è scritta il suo rosso da bene in casa. Papà li aiuta, ma non può aiutare anche me. Già due figlie che ha tenuto già all'Istituto De Pino, dove si paga. E poi li ha mandati a Napoli. E allora tendo, vado a fare la maturità, mi va bene. E la festa. Si aprono le porte dell'università anche per me. All'università, però che succede? Succede un miracolo. A Paratea si apre una sezione staccata della scuola, c'è la scuola media per parificare, non tutti possono già andare, poi c'è il magistrale che è anche parificato, ma costa. Finalmente arriva lo Stato e a Paratea aprono la sezione staccata della scuola media statale di Laurea. Non c'è ancora la Lauria, Lauria che va al liceo intelligentemente, il liceo classico. Allora, il segretario è di Bidelli, mi deve pagare il comune, o a parte lui. Allora il comune si affretta a fare un buon borsino, morto da buono. Miracolo. Io concorro, ma concorrono tanti, i maestri c'era che erano disoccupati. Io sono il figlio. Faccio questo concorsino, un tema, un saggio, insomma. Chi presiede questa piccola commissione alla buona è Letizia Labanchi, la preside, che allora era solo una insegnante di lettere, però già di volo. E una sera io ero nella bottega, laboratorio di mio padre, stavamo parlando di cose familiari e sulla soglia, vedo, si delineano queste due figure, mio zio Vitolo che e il sindaco, lui che era stato il podestà di Maratea, invece di essere curato, viene confermato addirittura dagli alleati e viene poi eletto dal popolo sindaco. E sindaco Biagio Vito. E c'è a fianco Letizia Labanchi, che essendo uno dei pochi di ruolo, è incaricata della presidenza di questa neonata scuola media, che sezione staccata, e esordiscono dicendo: via sì, mio padre Biagio, abbiamo bisogno di Francuccio. Mio padre, che già era abituato a questo, perché io li aiutavo, intanto era entrato in Azione Cattolica, era diventato vicepresidente dell'Azione Cattolica, in fondo era presidente, perché il presidente era studente di ingegneria a Napoli, quindi lo si vedeva una volta all'anno. Ero abituato a fare i teatri, avevo messo su la prima drammatica, l'Azione Cattolica 200 giovani. Papà immagina che mi vogliono per un teatro, per fare delle scene, perché ero anche scenografo, dipingevo le scene. E invece no, lo vogliamo da domani, è segretario della scuola media di Maratea. Si deve accontentare, mi dice subito mio zio il sindaco. Non gli possiamo dare più di 5.000 lire. Pensi che quando poi l'anno dopo sono diventato segretario dello Stato ho preso 25.000, quindi un quinto. Il 20%. Ma noi non pare di... Papà ringrazia con molta dignità, ma ringrazia perché è contento. E perché adesso lavoro, un altro aiuto. Le sorelle già hanno cominciato pure a insegnare, vanno a Napoli però insegnano. Sono a Iacoia, a Seruci di Lauria, fanno la scuola serale e quindi anche la famiglia, insomma, incomincia, non ci è mancato mai niente, perché papà ha fatto sacrifici enormi lavorando anche la notte e sempre con dignità, sempre eleganza. Mamma
smontava gli abiti suoi e di papà per cucire gli abiti a noi, perché fossimo sempre all'altezza, cioè, sempre puliti, sempre eleganti. Competivamo con i figli di Scoppetta, cioè il ricco di Maratea, il più ricco di noi. Ebbene, incomincio a fare il segretario della scuola mia. E allora capisco che ormai la via è segnata. C'è un concorso per segretario di ruolo negli istituti che hanno almeno 500 alunni a Roma. E c'è un altro come segretario amministrativo al Ministero. Li faccio tutti e due, li vinco tutti e due. Li vinco e allora prima parte quello di Sabato. Ma da Sabato di Sabato, Carlo Pisacara, la squadra che supera proprio. Accetto, cioè chiedo e mi danno Sapri, intanto arriva la nomina per Roma. Sai che cosa vuol dire? Mentre mia madre si scioglie il lago, dice, ma vedi qua già, sarai il sindaco, sarai il preside, sarai il numero uno, perché c'era un po' di ambizione, si vedeva questa ambizione di, buona, mi dico, buona vincere, però c'era, le viene. E resta, non c'era stato, non c'è stato verso, ho stretto i denti che mio padre, che se esiste, non lo sapendo, ma poi vedo, lo racconto, che ci soffre moltissimo. Ma vado a Roma. A Roma, nello stesso tempo c'è il concorso per la carriera di direttivo, intanto mi laureo e Dio quasi fa in modo che mi laureo pochi giorni prima del bando per la carriera di direttivo, un bando che si esaurisce nel giro di mesi perché hanno bisogno di, dopo la guerra, di funzionari, che non ci sono, e anzi ce ne sono due, li vinco tutti e due, però prendo il primo in assoluto, sono il primo. Primo a livello nazionale. Arriva al ministero, il primo può scegliere per tradizione la direzione che vuole. Dato che io mi ero trovato molto bene con la direzione della scuola media perché ero in piedi, passava dalla vecchia alla nuova scuola e il direttore generale, che era un vecchio professore, mi aveva preso tanto a ben volere. E allora dico, vado lì e scelgo, però il gabinetto si riserva di usarlo. E quindi mentre incomincio la carriera direttiva di consigliere per l'istruzione secondaria di primo grado, e mentre il mio direttore mi nomina come segretario della commissione per la riforma della scuola, presieduta con Luigi Gui, ministro, ho l'opportunità di conoscere questo grande personaggio che l'Italia ha tanto maltrattato, un grande ministro, un grande professore di filosofia, un grande galantuomo, che intanto io ho conosciuto a Stresa, perché già facendo filosofia capisco che la mia via è quella, in questo senso, tomistica, che si rinnova in Rosmini, c'è la cattedra Rosmini, vado a frequentarla a Stresa e lì trovo Pedini, trovo Sciacca, Michele Federico Sciacca, trovo questo Gui, posso dire. E quando io arrivo innanzi a Gui e lo racconto nel libro, su questa, e allora diventa qualcosa di, quasi che il miracolo incomincia proprio a prendere corpo, perché questo, o addirittura questo ministro che sembra un sovrano assoluto, perché prima i ministri stavano su una doppia predella, perché si doveva segnare la distanza tra loro e chi andava da loro. Ma lui che fa? Si rende conto del disagio, scende e con il capo di gabinetto si mettono in piedi e io oso parlare addirittura di Stresa, lui lo avevo notato,
resa, vuol dire tante cose, vuol dire la filosofia perenne, Tommaso d'Aquino, vuol dire chi porta la filosofia dell'essere, cioè Rosmini, è tutta una strada lunga, secoli, e parliamo di questo. E allora dice sì, vai pure a accontentare di Stefano, così si chiama il mio direttore, però tu sarai soprattutto qui. E mi nomino capo della formazione dei neofunzionari. E quindi vado a Villa Lucidi, quasi come in un monastero, e lì dirigo questi corsi. Quelli che vengono sono tutti più grandi di me, io sono poco più che ventenne. E incomincia questa carriera bellissima, perché poi l'aver frequentato la riforma, la commissione della riforma, mi dà la possibilità di scrivere sulla storia della scuola. Allora esce un mio primo libro che viene richiesto dai sindacati perché c'è il primo concorso a preside. I sindacati vogliono pubblicare un libro, non ci sono, non ci sono. Erano i primi concorsi dopo la guerra. Io scrivo questo libro che ha un successo enorme. Intanto mi sposo e mia moglie reinita questa casa. Ma questa era una casa rurale scritta addirittura nel loggiario del Settecento. Io un po' alla volta con i soldini che mi vengono dalla vendita del libro, ma sono proprio tanti, poi non ho avuto mai questo effluvio, perché il libro va a ruba per i concorsi, e comincio a far aggiustare questo e poi viene poi piano piano. E allora, nello stesso tempo però, frequento un corso laurea speciale europea, che si chiama Istituto di Studi Superiori Arcidi De Gasperi, con una borsa di studio. Lo supero, 110 lode, mi sento forte anche a livello europeo, busso alla porta degli esseri, c'è un concorso aperto ai funzionari, io lo faccio, mi va bene. Entro nel mondo degli esseri e posso scegliere, mi danno la possibilità di scegliere da Lisbona, papà d'estero, a Santiago, a Buenos Aires, escludo i paesi di lingua inglese, ovviamente, perché è una via deficienza. Una bestia nera qua. Sì, era così. Sì, sì. E quindi scelgo Buenos Aires anche perché avevo letto per caso su Buenos Aires, sui tanti italiani che poi si riverseranno in Colombia, in Venezuela, dell'America Latina del Nord, invece prima vanno in Brasile e in Argentina. E scelgo l'Argentina e quindi mi assegnano, mi mandano all'ambasciata di Buenos Aires, dove grazie a Dio incontro un ambasciatore che è un uomo di cultura, lui e la moglie Floriana, una grande artista, e nasce anche lì un idilio, mi porto la famiglia ovviamente, mi porto anche i miei libri e quindi incomincio a fare la vita di addetto culturale, conferenze, le prime conferenze dell'arte dell'illuminato in spagnolo. Io ho timore, ma la mia segretaria che fa? Mentre sta facendo una telefonata e lei risponde, ma mi passa, era un personaggio, continui lei. Io adesso sbalordito, io posso parlavo con il Ministero, dell'Istruzione, continui lei, riesco a parlare, continuo il discorso in spagnolo. Dice, ecco, adesso può fare le conferenze, adesso da domani mettiamo in programma le conferenze e io faccio le conferenze. Togliamo tante scuole all'Italia, all'Ausonia, e poi pubblico il Clarin, la prensa, vuol dire la stampa, mi chiedono articoli e ne pubblico uno molto bello, sempre questo legame alla mia terra,
da Matera a Maratea e faccio un viaggio in cui parlo di tutti i personaggi storici paese per paese, da Matera alla sponda ionica alla sponda tirrenica. E viene pubblicato da El Tiempo, è quasi un fascicolo perché ovviamente... E quindi va molto bene lì, se non che arriva una delegazione, perché intanto al Ministero c'era stato vicendarsi, quando io partì c'era Fanfani, e io riesco ad accattivarmi, prima quando sono ancora agli esteri, e Fanfani che era terribile, perché arrivava la mattina e passava per le stanze dei direttori generali, questo ministro nero dei beni culturali l'ha fatto pure con i direttori generali dei beni culturali e non ha trovato nessuno. Beh, Fanfani lo faceva, ma i direttori generali nostri lì erano degli ambasciatori, erano delle autorità che quando venivano poi in Italia avevano da fare per 3 anni. Si avvicendavano capogabinetti, direttore, segretario generale. E Fanfani mi prende a bevolere, io ho quasi tutti i libri di Fanfani, che sono libri di finanza, di scienza, matematica, insomma, sono matematica ma della finanza, però con la sua dedica. Mi incomincio a regalare anche delle sue pitture. E quando arriva questa delegazione, a Buenos Aires, che viene per la doppia cittadinanza, quindi per altre cose, però l'Auriola, che era il capo delegazione, mi vuole vedere e mi dice: guarda, io le devo parlare. Dice: domani mi dà l'appuntamento e io vado, se mi dà mai. Dice: io non lo so, ma vogliono che lei rientri. Però vado a sentire, faccia una corsa a Roma e io dico: se mi pagate il biglietto, perché io non sono in grado di pagare il biglietto, era pesante, vero, sa essere Roma, 13 ore di volo, non è uno scherzo, sono quasi 18 giorni di navigazione. E allora sì, glielo faccio, lui il telefono, e glielo paghiamo noi. Arrivo, e là che era successo, ecco, Strese, lì c'era Perini, sottosegretario, e intanto a Moro, era succeduto Moro, a Fanfani, e Moro viene informato di questo Sisinni, che si trova però in America Latina, come lo sai, curiosità, non lo sa, non si sa, però la delegazione, cioè questo capo delegazione ha l'incarico di farmi rientrare per un incontro. Io vado, torno e poi mi fanno tornare per chiudere e avviene una cosa meravigliosa, perché addirittura quando un giorno, questo già passando il tempo, lui mi vuole dare un incarico formale, Moro, e addirittura firma sotto un testo che dice consigliere culturale del ministro. Io non credo ai miei occhi, cioè l'umiltà, grazie a Dio, non mi è mai venuta vero, mai. Dico: ma io di Moro, Moro era già Moro, ha fatto già un governo, era capo del partito, insomma, o se abbiamo paese, era Moro, era venuto da Bari già con la fama di grande professore, un grande professore, era un grande della Democrazia Cristiana, la linea morotea, sì. E io resto esterrefatto, ma Moro è quello che ha l'idea di creare un ministero per i beni culturali, è lui, però dopo c'è una crisi, c'è la crisi, subentra di nuovo Andreotti, con cui va tutto molto molto bene,
però Andreotti non si preoccupa di creare il ministero, c'è un'altra crisi e torna col governo Moro la mappa. Siamo già nel 74, siamo nel novembre del 74 e Moro a dicembre va in Parlamento, il governo quindi è democristiano e repubblicano. Per i repubblicani a chi può pensare? Sono la Spadolini, perché Spadolini non è solo un repubblicano, ma è un uomo di cultura, è un storico. È quello che ha vinto il più giovane in Italia la cattedra, a 25 anni già cattedratico alla Fiera di Firenze, all'Università di Firenze. È un genio, è stato prima di passare al Corriere, è stato alla Nazione? No, era su l'Emilia Romagna, quella parte. Vabbè, adesso mi era. E comunque era un giornale importante anche quello. Poi viene chiamato addirittura a fare il giornalista questo Corriere della Sera. E allora io l'avevo già incontrato, anche qui, mentre facevo l'attività al Ministero degli Esteri, in questo lasso di tempo in cui sono lì, vengo incaricato di missioni molto, molto importanti. Per esempio era la sistemazione di villa di Curzio Malaparte a Capri, che Curzio aveva regalato ai cinesi. E quindi ho degli incontri con la Cina, che non era però accreditata, no? Cioè la Repubblica Comunista di Mao Zedong non era stata riconosciuta, e faceva da intermediaria la Svizzera, come anche per altri casi, per conto dell'Italia. Ma poi sono stato incaricato della scolarizzazione dei figli degli emigranti. E quindi mi affascina questo problema, perché i nostri migranti andavano in Belgio, andavano in Francia, andavano in Germania, andavano in Svizzera, si portavano i figli, la famiglia, alcuni almeno li portavano dopo essersi impiantati, ma questi ragazzi venivano subito ghettizzati, perché non parlavano manco italiano, parlavano il dialetto del paese di provenienza. E quindi erano stati ghettizzati in scuole speciali, dove praticamente non facevano niente. E allora ci impegniamo con Pedini, che era sempre sottosegretario degli esteri, e venne fuori una legge per questi figli emigranti. E io l'applicai, fui incaricato di lavorare per questa legge. E quindi un antirivieni tra Berna, Parigi, andavo a Bruxelles, a Losanna, dove si facevano riunioni per questa arrivare alla scolarizzazione, non ci riuscì. E proprio il giorno in cui io potevo contare vittoria, perché tornavo, quella volta tornavo da Berna, dove avevo il sostegno dell'ambasciatore Groppello, quindi mi hanno voluto tutti bene. I miei capi sono stati molto più intelligenti di me e mi hanno voluto tutti bene, tutti. Io mi sono trovato, l'unica volta che non ero un capo, ma era, ahimè, il ministro dei beni culturali, Fisichella, che ho dovuto chiamare fascista e quindi rompere. Ma io ho avuto sempre la gioia, di, anche persone modeste erano ai beni culturali. Ho avuto anche delle persone modeste, ma comunque poi si è andato d'accordo. Ma soprattutto i miei capi, perché i ministri capi sono gerarchi, come lui, ma proprio i miei capi veri, cioè i miei direttori generali, persone tutte di... Parlo di Groppello, che era un ambasciatore delizioso,
che mi ospitava addirittura a casa sua e che aveva sposato anziana ormai, la sua segretaria, aveva avuto una bambina. E ogni sera questa bambina, quando io ero da loro, la vedevo scendere le scale dai piani superiori, dove c'erano le camere notte, per dare il buonanotte anche al dottor Sisi. Era una vanta Siris in piccolo, perché veniva in ciaia, in pigiama, ci faceva l'inchino e poi ritornava su. Cose, ma quanti ricordi, belli, belli. Il ministro russo che è capo a Zurigo, persona deliziosa, intelligente, e mi assistono per... A Parigi invece l'impatto, c'era l'ambasciatore, non lo voglio citare, ma sdegnava a ricevere quelli che non erano a pari grado suo. E allora il suo vice, che era poi quello che è stato un grande giornalista, questo momento mi sfugge, ma è stato un grande giornalista e vivente, e non mi verrà il nome, era il suo numero due e io avevo la possibilità di rifarmi, perché era questo, con loro che dovevano continuare poi l'azione. Cioè io arrivavo con i portami verbali a un certo punto, fino che quel giorno io sono felice perché hanno ammesso l'italiano come lingua d'oro. Quindi finisce la ghettizzazione, tutti i nostri ragazzi vengono ammessi in una scuola normale dove il programma è quello è tedesco, è francese, belga, quello che è, però è l'italiano addirittura è d'obbligo, per cui devono fare l'italiano e lo fanno anche gli altri. Diventa una materia che viene amata, poi questo lo sa dopo, viene fatta da tutta la classe perché è amata, una lingua che si acquisisce bene, però è il veicolo per far entrare questi nella scuola. E viene. Ero contento, arrivo e c'è lo sciopero degli aerei perché devo prendere un aereo, poi da Milano, la scala era a Milano, e da Milano dovevo venire a Roma. Tutto combinato, invece c'è lo sciopero, vado alla stazione centrale, fortunatamente trovo il posto, prima classe che mi competeva, salgo in prima classe, ma ancora prima classe è piena. Sono in un vagone, c'è un signore piuttosto corposo, e che ha riempito tutto lo spazio perché ha messo libri e riviste dappertutto, e a me la penna mi ha sbirciato e ha continuato, praticamente si faceva il lavoro da giornalista, di segnare, sottolineava le cose importanti delle riviste, dei giornali, per occupare il tempo perché faceva la tratta Milano-Roma. E io prendo, il viaggio è lungo, allora era lungo Milano-Roma, e lo riconosco, ero già onorevole, forse il professore, era ancora un giornale, non era ancora un giornale. E allora lo chiamo di nuovo con Spadolini e lui mi guarda e lui stesso dice: le faccio spazio. Io ho capito, gliela avrei chiesto, ecco, un angolino, e io dico un angolino del suo grande mondo, del Pannunzio, ma cosa rivista. E allora mi accorgo, lui mi spiccia, smette di lavorare, dice: ma lei è salito qui? No, io vengo da Zurigo. E gli racconto tutto. E gli racconto la gioia, gli partecipo alla gioia. Evidentemente lui si quasi lascia affascinare da questo racconto e diventiamo amici. Lui mi parla del padre che è pittore, era stato pittore artista, un risorgimento, la mamma
Leopoldo, a cui è legatissimo, mi parla di cose di famiglia. Io resto legato a questa figura qui. Cosa vuole? Ecco perché la provvidenza. Giambattista Vico dice una cosa straordinaria, il vero fondatore dello storicismo. Lasciate perdere quelli che sono venuti dopo, che hanno fatto il manifesto del 48. Lo storicismo nasce con Giambattista Vico, che vede la storia come l'unica creatura umana di cui solo l'uomo dice lui è responsabile, ma l'uomo certamente è l'artefice del suo destino, della sua storia. L'uomo è l'operatore, è il protagonista, è l'uomo che fa, è l'uomo che crea. Eppure a un certo punto, provvidenzialmente, per chi crede, misteriosamente per tutti gli altri, c'è una storia ideale, dice Giambattista, che corre sopra o di sotto la storia reale. E a un certo punto va a inserirsi e le cose cambiano. Poi riprende il corso. Poi intanto c'è l'evento, c'è il nuovo. E poi le cose continuano a camminare per la fatica dell'uomo, per il pensiero dell'uomo. Ma c'è stato un intervento. Allora, ecco l'intervento per me. Grande Moro pensa al ministero, pensa a Spadolini, ma insieme pensano a me. Ecco, e allora che succede? Succede il miracolo, perché io mi trovo quindi coinvolto in quello che speravo. Speravo fortemente, perché intanto che faccio? Proprio perché speravo, io cerco di fare un passaggio alla pubblica istruzione, perché non ci sono concorsi esterni per i beni culturali. Si prendono due direzioni generali dalla pubblica istruzione, Antichità e Belle Arti, Accademia e Biblioteche, e una direzione generale dal Ministero dell'Interno, che sono gli archivi di Stato, e si mettono insieme. Il ministero, la presidenza dalla discoteca di Stato, dal diritto d'autore, da qualche cosa, ma il grosso, tutta la struttura è già fatta. E allora io, per poterci entrare, passo per la direzione generale di Accademie e Biblioteche, vengo coinvolto, è automatico, e mi trovo a tu per tuo Spadolini. E qual è la cosa bella? Io so, perché sono stato in quella direzione, che il mondo, l'Italia, Roma, soffre, perché la Biblioteca Nazionale Centrale chiusa, è incominciato il trasferimento, cioè l'Italia si è dotata di un nuovo edificio di biblioteca, non più al Collegio Roma, però a un certo punto i soldi sono finiti e quindi quasi 2/3 dei libri sono stati già trasferiti al Castro Pretorio, dove sorge questo grande edificio moderno, attrezzato, all'avanguardia per la nuova biblioteca. Ma mancano una parte importante, mancano la sala romana, mancano i manoscritti, eccetera, eccetera. Io non so queste cose. Vado dalla Crisari, che ha sposato peraltro Lucano, la direttrice, la donna, una gran signora, capisce che quello è il momento. Dico, questo è lui. Adesso dobbiamo aprire. Ma lei sogna, io ancora non ero direttore generale. Però il mio direttore generale mi lascia fare. E allora, che cosa, in un batterloggio attrezziamo la sala manoscritti. Andiamo a prendere mobili bellissimi che avevano destinato alla Croce Rossa. Vengono restaurati in un batterloggio, mobili antichi, belli. E facciamo la sala manoscritti con la sala romana. Poi ci sono i libri da portare via. È agosto, è buono agosto, tutto fermo. Allora che cosa invento? Con la cooperativa LAT che ha vincere la gara, un grande tubo che viene piazzato nel retro del carro, nella carrozzeria. Questo tubo arriva all'altezza
delle finestre. Dalle finestre si prendono i libri, i pacchi ovviamente, e si vanno a scivolare nel tubo e riempiono, e questi camion vanno e vengono, Castro Pretorio, agosto. Mentre si sta preparando la sede del Collegio Romano, una volta svuotato dai libri, diverrà la sede del ministro. E quindi Spadolini, che noi siamo in tre stanze al Viminale, perché il ministero è lì nato, e il ministro dell'interno è stato generoso nell'accoglierci. E lì arriviamo un giorno in cui dico: vuole visitare la biblioteca. Lui, che era un fanatico di libri, un mancialibri, certo, andiamo. Lei pensi che era, poi quando ci vedevano insieme, ci prendevano in giro, perché lui era tanto alto, grande, io ero un mincapino, era anche magro, no? E proprio lui un gigante, uno gnomo, un pigmeo. Arriviamo, la Crisari già è lì, tutto il personale sono lì, si finisce tutto in un batter d'occhio, agli inizi, mi pare 4-5 gennaio del nuovo anno, si può inaugurare col capo dello Stato Leone, con Malfatti, che ha fatto l'atto generoso di darci le due grandi direzioni generali con cui si è fatto il ministero. E allora dobbiamo fare un opuscoletto per l'inaugurazione. Mi ricordo come se fossimo adesso. Qui stava alla seduto, tavolino, la Olivetti, perché lui faceva tutto lui. Che scriviamo? Che scriviamo? Un impegno per la cultura. Un impegno per la cultura, gente, diciamo, anche di grandi entusiasmi. Un impegno per la cultura. Fa il discorso in un batter d'occhio. Lo pubblica, corro dai fratelli Panobbi la stessa sera, per domani mattina mille cose. Ma che mi ci chiede? Loro già stampavano la rivista Accademia e Biblioteche. Volete continuare a stampare la rivista? Ma io non ero niente ancora, ero solo un funzionario in avvento. Ma non era ancora direttore generale. E allora, questi lavori la notte, la mattina ci consegnano i pacchi, possiamo distribuire un impegno per la cultura, alle 11 arriva il capo dello Stato, arrivano i carrozzieri, arriva, inauguriamo la Biblioteca Nazionale. Da quel momento è tutto fatto, no? La strada è fatta. Ma quella persona corpulenta nel treno era Spadolini? Io però lo riconosco e lo chiamo di nome. Ah. E lì poi lui dice: questo mi conosce. E allora mi darò, gliel'ho detto, mi fa spazio, mi fa sedere e smette di lavorare, di segnare celermente, come faceva lui, le cose interessanti da memorare e le cose che si potevano trascurare perché non interessavano. E si mette a parlare e io gli racconto del mio successo, perché mi vede felice, legge sul mio viso la gioia, perché questo... E da lì è nato, diciamo, questa amicizia, su cui poi ricordierà anche Sgarbi, quando Sgarbi fa dei miei attacchi, quando io lo voglio, dico: la televisione, ho la funzione di storico dell'arte, lui mi attacca, poi sì, poi è venuto questo perdono, cioè, addirittura mi ha dato un premio importantissimo, il premio Alberardi. Professor, fermiamoci un attimo, tanto un piccolo inciso: quando parlava della sua esperienza all'estero, noi non potremo mai dimenticare quell'incontro avvenuto a Maratea qualche anno fa dell'ambasciatore del Brasile, che visitò tutto il lago Negrese, quindi Maratea ma anche gli altri paesi, e lei è stato il cicerone, ma una diminuzio, però davvero, insomma, ha mostrato una disponibilità verso questa figura importante del Brasile, e lì abbiamo goduto proprio di ecco, lì l'abbiamo vista molto felice, insomma, in questo ruolo di dialogante con l'istituzione brasiliana presente in Italia. Volevo così sottolineare questo aspetto. Quindi abbiamo raccontato la parte professionale,
Mentre le parlava ho l'impressione che dovremmo fare una seconda puntata, perché il rischio è che rimangono fuori tantissime cose, però per recuperare in questa prima puntata con l'impegno della seconda, perché ci sono tantissime, perché fare il direttore generale significa poi essere impegnato un po' in tutta Italia. Io so per esempio di un suo impegno specifico a Padova, ad esempio. E quindi ne dobbiamo. Quello è venuto dopo. È venuto dopo. Ero già a riposo. Quello è venuto dopo, per la Basilica del Santo è venuto dopo, mi hanno chiesto il Vaticano, sì. Perché quello è del Vaticano, è sì. della Santa Sede. E mi hanno chiesto di presiedere questa commissione di fare una commissione internazionale di presidenza. Ma questo è venuto dopo. Cioè io ero interessato come di tutte le basiliche. Abbiamo restaurato nel mio tempo 100.000 chiese. Poi dobbiamo raccontare anche il periodo del terremoto qui nel nostro territorio e del suo impegno. Noi nasciamo con il terremoto del Friuli, poi c'è il terremoto dell'Umbria, poi c'è la guerra in Sicilia, poi c'è il terremoto poi viene quella dell'Irpinia, eccetera, eccetera. E noi ci siamo formati che abbiamo fatto le ossa con i terremoti. Quindi un piccolo flash, ripeto, con l'impegno a questo punto di fare una seconda puntata, perché mancano tante cose che assolutamente vanno dette. Però l'impegno politico, questo è policambo. No, stiamo ancora registrando. Sì, assolutamente. Bene. L'impegno politico. Forse croce delizia, potremmo definirlo così, ce lo dirà lei, ecco. Cosa è andato bene in quell'esperienza e cosa non è andata bene nella esperienza di primo cittadino della città che porta nel cuore e che ama profondamente? Di direttore generale? No, di sindaco. Di sindaco. Di Maratea. Dunque, questo è qui, tu vuoi che io rinnovelli? Non è disperato dolor, ma insomma poco ci manca. Sì, perché ogni volta è una sofferenza a memorare. Che succede? Io sono direttore generale e mi hanno dato addirittura quella che non speravo assolutamente di avere. Mi hanno dato la difesa del suolo. L'Italia finalmente si è fatta una legge speciale che ha capito che il sistema idrogeologico, che il sistema di salvare quello che c'è sopra, significa salvare quello che contiene, che supporta il territorio. E mi danno addirittura la direzione generale della difesa del suolo, del territorio, di tutto. È un sogno. Mentre sono lì e inizio questa esperienza con Radice, bellissima, un altro galantuomo, continuo a interessarvi dei miei beni, che sono le emergenze, poi c'è le cose sommerse, l'archeologia, il suolo è tutto. Onnicomprensivo, mi arriva una delegazione di giovani di Maratea, sono 8 giovani, con a capo Giovanni Fontana, ingegnere Giovanni Fontana, figlio del mio presidente della Sede Cattolica, mio padrino, Francesco Fontana, e mi vengono a dire che morto Fernando ormai da 9 anni, Fernando mio fratello, che è morto al terzo mandato di sindaco, pianto, da tutto il popolo ancora lo piace, gli hanno intitolato tante vie, ma poi c'è una piazza, Maratea. E arriva questa delegazione, dicevo, di 8 giovani e mi viene a chiedere, ma dovrei dire quasi, non vorrei esagerare, a supplicare perché vado a fare il sindaco di Maratea. E io dico, come può? Sono nel bel mezzo, intanto si era passata da un'altra gestione, quella di Italia, sì. Poi c'era stata la crisi, Napoli eccetera eccetera, e quindi c'era fatto un governo di tecnici, era stato assegnato dopo Radice Baratta, l'altra persona che poi divenne il presidente del Festival di Venezia, una persona con cui vado d'accordo, con cui abbiamo
già avviato un rapporto diretto con le regioni, perché è tutta territoriale, è tutto sul territorio. Abbiamo fatto già un primo incontro. Io non posso lasciare, non posso lasciare così. Allora ne parla il ministro si impiega, no. Allora troviamo il modo, perché vengono, io dico la prima volta no, dopo manco 10 giorni tornano. Deve venire. Torno dal ministro e dice, vabbè, troviamo il modo di sta qui, sta lì, alcuni giorni qui, alcuni giorni. Però io prima scendo e voglio una riunione al centro culturale Mia Creatura, il centro culturale che avevo voluto con mio fratello Fernando, arricchendo la biblioteca comunale, che era una piccola biblioteca, oggi ha più di 20.000 volumi e ha delle specializzazioni per il Mezzogiorno, per la Basilicata, per Maratea, ma aveva anche, avevo fatto fare con l'aiuto dell'Associazione Amici Maria anche per le migrazioni. E quindi il ministro dice, accetta, ma prima di accettare voglio sentire la voce del popolo. Facciamo questa riunione al centro culturale, straripa il popolo, arrivano in tantissimi. E addirittura un ex sindaco, Brando, mi dice, grida, se un professore viene a fare il sindaco io attaccherò il manifesto. C'è tutto, i preti, tutta una dedizione totale. C'erano ancora gli umbrati. E il ministro sembra arrabbiato, dice, e io vengo. Il mio sogno, riprendere il progetto di Fernando. Allora la prima cosa, il depuratore è chiuso, ci vuole il collaudo, arrivano subito dal ministero dei lavori pubblici, fanno il collaudo, apro, faccio un convegno sulla esigenza della purezza e dell'ecologia, c'era un convegno importantissimo, vengono dall'estero, si fa un convegno, poi c'è l'emergenza ospedale, hanno incominciato a portare via al Lago Negro una parte dell'ospedale di Maratea, bloccate, vado a Di Nardo mi assicura che non toccherà, ci sarò io una pollice e Di Nardo, che conosco la meditazione cattolica, osserva e io blocco lì, però faccio un convegno sull'eccellenza sanitaria, penso per Maratea l'eccellenza sanitaria, anche questo è un convegno su al pianeta dove vengono i più grossi luminari, viene il sottosegretario addirittura, un convegno bellissimo. Allora, ma non mi fermo lì, faccio una convenzione come c'era fatta in Molise, per fare un centro di ricerca universitario. Ci sarà una sezione staccata addirittura dell'Università di Napoli. E poi dal Policlinico, quindi il rettore addirittura, il rettore dell'Università di Napoli, e poi Potenza, e poi Salerno, e poi Cosenza, si associano, e Bari, si associano per fare l'eccellenza. Il Depino viene trasformato a sede, Villa Tarantini, Villa Nitti, un'altra sera, un altro posto. E il grande ospedale che comincia a essere svuotato, è stato in parte svuotato prima che arrivassi io. E noi facciamo un'altra cosa, noi facciamo l'eccellenza sanitaria, facciamo le specializzazioni, per cui devono venire necessariamente a Maratea, avremo una sala soprattutto per i naufraghi, eccetera, delle promesse relative al mare, per le esigenze che la potenza del mare. E questa la regione approva il regolamento, fa un articolo solo per Maratea, quindi vado di mani, e poi penso alla Pognatura, e la Pognatura come la lascia da Fernando? C'è addirittura da fare tutto il tratto, da Strobucco, l'Ogliasso, c'è il depuratore. Acqua fredda, l'Ogliasso, e che mi dai i soldi per fare la rete Pognata? Mi viene l'idea, la faccio nella rete stradale, nel letto addirittura della nazionale. Vado a Potenza, il provvedore lo prende lui, no, professor, questo è su fantasia vostra, io non chiudo la strada, ma non deve chiudere, ma la facciamo d'inverno, no, a Roma, in quel periodo io dipendevo, l'ANAS era sotto la mia vicinanza. Sotto la mia vigilanza, e cioè ci sono Mastro Pasqua, cioè. Vado
all'ARAS, vengono qui a Maratea, chiamano quello di Potenza, si fa. Viene tagliata la nazionale e il tubo della vognatura ci entra dentro, così a Maratea. Se la fanno loro, mi aprono e mi chiudono la strada, d'inverno, d'estate funziona il depuratore, già a maggio il depuratore funziona. Noi il depuratore, è la rete fognante, tutta. Maratea finalmente è la rete delle fognature, ma pensate, ma anche il metano, c'era la uria, non c'era Maratea. Come ha fatto la uria? Vai a sedere la uria, abbiamo fatto un consorzio. E lo posso fare pure io, chiamo quello di Tecchini, chiamo quello di Nemoli, facciamo un consorzio, arriva il metano a Maratea. Ma l'elettricità, l'impianto, Fernando l'aveva messo in programma ma non è riuscito a farlo. L'impianto elettrico, faccio l'impianto elettrico, nuovo. Vado a scegliere sui cataloghi i lampioni all'antica e per Piazza Vitolo quelli alla Marinara, nell'Ambare, perché lì io volevo fare la fontana con segni Maratea. Utilizzo le mie risorse, il grande artista Alessandro Romano, e gli ordino la sirena, che è l'antico stemma di Maratea, che sorregge però il nuovo. E da dove nasce? Da uno scoglio sul mare, sull'acqua. Allora ecco, vado qui a Padura, dove c'è un marmista bravo che ha lavorato tanto per la Certosa. Ho bisogno di una vasca. Avete capito che ho bisogno di una vasca? Forse dovevo fare la vasca per la Maratea. Però ci metto la scritta. Ah, ma c'è la scritta. La vasca, gratis. Il lavoro di ogni mio cugino Vitolo paga la fusione per la scultura. 30.000 euro. E 30 milioni, 30 milioni. Alessandro Romano la fa gratis, l'opera artistica. Vincenzo Limonci ed altri pagano l'impianto elettrico per gli zambini. La condanna, la gente fare la piazza. E la scuola media non dovrebbe stare tra gli istituti dove poi c'è il centro culturale, dove c'è già il liceo, cioè portiamola giù al monastero, al Piazza Europa. Allora che faccio? Prendo il comune da quella catapeccia, si può dire, dove era stato voluto a dispetto da Rivetti per mortificare Maratea quando Maratea si è ribellata. Ha fatto fare una fattoria, quella è una fattoria, non è un comune, non ha dignità di palazzo comunale, perché è un uomo intelligente, colto, ma anche alle volte con delle pubblici, questo mi merita. E fa fare al suo grande architetto Berardi, fa disegnare una fattoria con gli spazi esterni, è una fattoria. Lei vede, doveva essere la scuola media. Però come scuola media va bene. Però mi fanno il ricorso perché non c'è la scala di sicurezza, poi la scala di sicurezza non c'è. Ottimo preside, parlo col preside, che adesso è di Melfi, è a Melfi. E allora trasferire, il comune deve avere la sua sede nel centro storico. Faccio la piazza, metto la fontana e il palazzo del municipio. Perché il municipio di Maratea ha 2000 anni. Ha 2000 anni, non scherziamo. Gli studi mi dicono che è stato fatto l'acropoli lassù e poi è sceso. Ma stando lassù, perché sono due le Maratee, nel 1440 viene fatta la seconda Maratea. Ma si chiama Maratea di sotto, e quelle Maratee di sopra, si chiamerà Castello di sopra, Borgo di sotto, le due Maratee, ma è una, perché uno è il santo patrono, uno è lo stemma, è ancora la sera. Professore, ma cosa non ha funzionato? Lo dirò. E allora, mentre io sto facendo le strade, l'illuminazione, e ottengo dall'Enel che l'illuminazione venga fatta sotterranea, via questi fili pendenti, sì, che sono a livello sono un pugno nell'occhio o non proprio. Sì, 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 sì. Allora mentre succede questa squadra che viene eletta con me, perché cosa faccio? Io non conosco nessuno, e allora mi affido ai maggiorenti che hanno creato una specie di comitato, sì, pro elezione, e dico guardate, io voglio una squadra apolitica,
perché io, da quando sono direttore generale, io sono equidistante, perché non potrei fare il direttore generale, essendo nell'animo sono di un cristiano, certamente. Io sono stato anche a Roma, in Azione Cattolica, quindi io sono segnato, quindi io sono un democristiano, un po' di sinistra, come mio fratello, di base, però sono anche molto amico di Colombo, legato a Colombo, però io non voglio essere di partito. Ognuno mi consigli e mi porti il meglio che può proporre. E ci sono medici, ci sono laureati, eccetera, si riesce a fare. Ma io li conosco appena, io vengo da Roma. E invece, ad eccezione di alcuni, ci sono i traditori. Perché questi che mi avevano reso Mario di Trani, devo dire, dei amici di Pitella, con i Pitella c'è un buon rapporto, a pesar de todo, i Pitella mi hanno lottato seriamente, proprio tutti e due, mi hanno proprio lottato sistematicamente, facendo volantinaggio contro di me. Questi sono i Pitella, uomini di potere, uomini politici, sanno far politica, purtroppo questa è la politica. Non sono le fantasie di Francesco Sisini, gli ideali, i voli, ma io questi voli li ho portati sulla terra, perché ho realizzato. E io mentre realizzavo tutto questo e mettevo su il raddoppio addirittura del porto, perché l'ufficio nautico dei porti di Napoli, che dipende dai lavori pubblici, mi fa il progetto, lo stesso progetto che ha vinto adesso ha vinto, è stato pure finanziato, ma il mio progetto per il raddoppio del porto, mentre faccio il raddoppio addirittura del cimitero, e mi regala un ingegnere bravissimo della terra, mi regala il progetto su mia indicazione, mentre faccio tutto questo, io parto lunedì, martedì, mercoledì, parto la domenica notte per essere a Roma, che mi fanno? Mentre io sono lì, incomincia ognuno a rivendicare la propria identità. Mario Di Trani ha messo i suoi, ne ha messo quattro dentro, e io non lo sapevo. E sono i primi quattro che mi tradiscono. Quando a un certo punto arrivo, mi ritrovo come? In giunta e in consiglio comunale. E dura un anno dura, che devo lasciare, perché devo lasciare il ministero, perché il corpo grosso presto. Hanno fatto ricorso il colonnello della morte, che era stato scalzato perché lui era l'ultimo sindaco, non si accontenta. Io l'avevo pure incontrato da Don Vincenzo Iacovino. No, che fa un ricorso appellandosi a una legge fascista sulla incompatibilità tra la funzione di sindaco e la funzione di direttore generale. A un certo momento che succede? Che la Onegro si deve pronunciare, però la legge parla chiaro e corre a voce che la legge ancora si applica. E allora a un certo punto io vado a Baratta, dico, mi spiace, io mi devo mettere in aspettativa senza assegno, 7 mesi, sto in aspettativa. Poi Baratta mi trova un incarico bellissimo di responsabile per l'ambiente, perché lui è anche ministro dell'ambiente, e mi salva quantomeno economicamente, ma anche per dignità, perché mi dà una funzione. Ma io resto senza stipendio, intanto ho rinunciato alle indennità, come gli dico da te, ho rinunciato a tutti i miei viaggi, le missioni, me li pago tutto io. Io che non sono ricco, io vivo di stipendi oggi di pensiero. Però sappiamo di essere buoni laureati, sappiamo il valore del denaro, non lo sprechiamo. Ebbene, a un certo punto io devo lasciare la mia direzione, questa grande direzione di mondo. Devo lasciare un corpo grossissimo. Mi era preparato l'altro, perché poi si susseguono i consigli che non posso fare più, perché e dura un anno più o meno. A un certo punto non ce la faccio più, quindi
e mi dimetto perché sono stato tradito da uomini della Iobbe e altri, sono quattro che escono per prima, poi ne escono altri. Cioè io non ho più la maggioranza, non avendo più la maggioranza mi rendo conto che l'unica via è di me. Però prima voglio inaugurare la Fontana. E allora siamo a febbraio ormai del 97, era arrivato a maggio del 95, 20 mesi. Sono passati 20 mesi in cui ho lavorato tanto, con gioia, il popolo mi seguiva dappertutto. Convoco il Consiglio senza che si sappia, ci sono tutti, Consiglio straordinario. Aveva capito quello che metteva la bandiera. Devo mettere la bandiera, metti la bandiera. Russo, devo mettere la bandiera, metti la bandiera. È la mia ultima, lo sai che è l'ultima, mettila. E doveva mettere la bandiera, issa la bandiera. Quando c'era Consiglio si metteva la bandiera. Mette la bandiera e do le dimissioni. Ovviamente con gioia, applausi di questi che ormai sono scoperti. Mario Vitrani è il gran regista di tutto questo, quindi ha portato tutti i suoi, aveva capito che c'erano le dimissioni. Però il popolo mi aspetta. E io ho l'altra sorpresa, l'inaugurazione della Fontana. Ci trasferiamo in Piazza Vito, che intanto ho fatto piazza, non pisciatoio, chiedo scuse, perché questa era diventata una latrina pubblica. E piazza pavimentata, con dei fiori, con delle piante, con al centro la Fontana. A un certo punto si scorre la Fontana, la banda suona, c'è il soprintendente, c'è il vescovo, ci sono tutti, tutte le autorità. Viene benedetta la Fontana, anche se è un nudo, viene benedetta perché l'arte è bella, è la bellezza. E dopo dico, annuncio al popolo, ho tessendato le dimissioni. E c'è chi piange. E c'è una poetessa, Maria Antonietta, che fa una poesia struggente, bellissima, anche Biagio Calderano, fa una poesia su quella serata, Letizia Labanchi, fa una poesia, è una serata memorabile, la sera stessa mi metto in macchina e torno a Roma, dico perché? Perché è avvenuto questo? Perché è avvenuto? Perché è avvenuto questo? E me ne vado con una tristezza immane. Ed ecco perché si risveglia questa angoscia. Ma continuo a voler bene a Malatea. Professore, fermiamoci qui perché ci rendiamo conto che c'è tanto altro ancora da dire. Ad esempio dobbiamo assolutamente parlare di suo fratello Fernando, così come anche di tante altre questioni. Allora, per il momento ci fermiamo qui, la ringraziamo e a breve registreremo la seconda parte dove entreremo forse ancora di più nel merito di quanto ha fatto, di quanto questa vita le ha dato, ma che anche lei ha saputo dare a chi gli è stato intorno, a chi sì, ha creduto. Sì, questo lo devo riconoscere. Siamo ancora in registrazione. Sì, ha pienamente ragione perché ovunque sia stato. Ho capito subito che da solo non avrei fatto niente. Questo è un segreto di chi comanda. Sapere che il comando è un dovere, sì. Non è retorica, è vero. Sì, che responsabilità, ma che suona sempre come comando. Sì. Chi lo riceve non pensa che tu lo stai facendo nell'esercizio, pensa che tu stai esercitando la tua supremazia. Allora devi anche usare il linguaggio adatto. E devi averli non per finta, non falsamente, non ipocritamente, ma veramente, provocando riunioni, incontri, andando, diventando padrino di battesimo dei loro figli, andando ai loro matrimoni, vivendo un po' la loro vita. E tu ce l'hai tutti. L'ho avuto a San Michele, eravamo migliaia, ce l'ho avuto agli esteri, gli esteri che sono freddi, sono diplomatici. No? Io ho messo. Anche i lavori pubblici, quando per esempio ho fatto la direzione generale preceduta da un filare di piante, uno più per la... Quando mai lavori? Ai lavori pubblici, ho fatto celebrare la messa nel Parlamentino, quando mai?
e ho fatto due agende, però uno per ogni anno sul territorio Italia, cose che non avevo mai visto. Stavo mettendo su una biblioteca per fare una grande mostra su Leonardo, e allora ecco, ma coinvolgendoli, avendoli con me, pranzando con... Io non sono andato mai a mangiare a mezzogiorno, ma sempre consumato qualcosa con loro, o uno con l'altro. Assolutamente, noi... E qui ecco, pure a Baratea è stato così. Questo... Però c'erano i traditori, c'erano i traditori. Ci dobbiamo assolutamente fermare, ci sentiremo, cioè ci vedremo prestissimo per la seconda parte nella quale affronteremo altre questioni, ma soprattutto approfondiremo una serie di spunti che già sono presenti in questa prima parte. A suo merito, voglio dirle, quando le parlava, no, del comando esercitato con umiltà e con autorevolezza e non autorità, autoritarismo, ricordo... Autoritarismo sì, no. Assolutamente no. Ricordo i dipendenti del centro operativo di Maratea, sì. Ogni qualvolta lei ha fatto un'iniziativa, anche fuori dai confini marateoni, venivano sempre, ma venivano anche quando lei non era più direttore, quindi potevano anche, no? Come no? Eppure venivano con tanto piacere, sì, perché riconoscevano, mi vogliono bene, assolutamente una figura straordinaria. A prestissimo, grazie.